Ale, benvenuti in questo nuovo video, come state? Spero bene, io sto benone. Questo è un video abbastanza improvvisato perché è uno svuota la spesa di Lidl. Potrei chiamarlo mini svuota la spesa, ma credo che lo chiamerò midi, perché non è né una spesona di quelle importanti, mastodontiche, ma nemmeno ho preso pochi pezzi. Sicuramente sono tutti prodotti in offerta, quindi mi fa particolarmente piacere, lo sapete, ogni volta che posso condividere con voi quelli che sono i miei acquisti, anche nel campo alimentare. Sono stata da Lidl ieri, vedrete questo video voi un paio di giorni prima circa rispetto a quando finiscono le offerte, che è il 20 di novembre, quindi ormai ci siamo, approfittatene, ma altre offerte posso dirvi che oltre al volantino, che appunto è fino al 20 di novembre, proseguono anche oltre, quindi voi andate a fare un giretto, io ho trovato delle cose sicuramente convenienti e sono qui per farvele vedere. Come al solito ho il volantino, come cerco di solito di portare a casa per riuscire a ricordarmi anche quali cose magari andare a riprendere. Mi dispiace un sacco tra l'altro di vedere in copertina i nostri fantastici bondì, quelli ricoperti di cioccolato fondente con la vaniglia all'interno del Madagascar, mamma mia che è squisito. Non li ho presi, li ho visti all'ultimo perché ce n'erano pochissimi verso l'uscita, e che poi era l'entrata ovviamente, quindi se li avessi visti prima li avrei acquistati. Io l'avevo già pagato, stavo andando alla macchina e quindi non sono rientrata per prendere solo loro, però questi mi interessavano parecchio, sono i bondì quelli in offerta a 1,05 euro, sono buonissimi. Per il resto ho preso tante cosine, o comunque alcune cosine che trovate sul volantino, è bello spesso, bello consistente, secondo me più del solito questo mese, e certamente c'erano tanti prodotti della linea Deluxe, io l'ho sempre chiamata Deluxe ma in realtà si dice Deluxe, più tutto lo speciale Natale già. Ho fatto alcuni acquisti che adesso vi mostro, però sicuramente voglio tornarci in breve tempo, perché comunque ho speso solo 18 euro e devo andare a fare ancora un pochino di scorta, ma per adesso quello che ho preso mi servirà per le prossime ricette. Mi trovate molto easy, capelli raccolti, felpa e via, ci facciamo due chiacchiere. Partire dalla cosa meno importante, cioè importante no, ma non in offerta, che è la carta igienica o comunque non alimentare, che ho pagato. Allora, ero rimasta senza carta igienica quasi, ero già stata da MD ma non avevo trovato dei prezzi per la carta igienica veramente folli, in attesa di andare dai miei soliti Risparmio Casa oppure Tigotà. L'ho comprata comunque qua e l'ho pagata 3,99 euro, ma è la confezione da quanti rotoli? 12? No, di più. 12 rotoli, sì, 3 veli. Allora, questa qui io non l'ho mai comprata, la confezione così, non le prendo mai, più che altro perché accanto al portarotolo della carta igienica ho un altro portarotolo, si può dire così, per le scorte, quindi ci stanno di solito 3 rotoli, insomma, farvela breve, preferisco non avere pacchettoni in giro per il bagno, un bagnetto molto piccolo e quindi poi piccolo, molto piccolo non lo so, però comunque non ho tanto spazio dove poter mettere queste cose, infatti le terrò comunque sotto il lavello o in cucina oppure di là nella dispensina, perché in bagno mi danno fastidio. Tutto questo per dirvi che non compro mai mega pacchi così, però 12 rotoli, 3,99 euro, sono rotoli piccolini, però ha voglia che ci andremo un bel po' avanti. Questa era l'unica cosa non alimentare che ho acquistato. Sempre non in offerta, il resto è tutto scontato, ho preso finalmente il succo 100% ananas, dico finalmente perché è da qualche settimana che sono senza, o almeno tutta la settimana questa e fine della scorsa. Cercavo se possibile di trovarlo in offerta, tanto ho girato più di un supermercato, poteva capitarmi qualche sconto, così non è stato e quindi l'ho acquistato lo stesso. 1,19 euro, lo sapete, sono sempre costati 99 centesimi qua piuttosto che da Eurospin MD, e invece adesso sono aumentati, ma è la mia colazione principale, anzi la mia preferita, e quindi l'ho comprato lo stesso. Passiamo alle verdure. Dal reparto frutta e verdura c'erano le melanzane in offerta, che infatti sono anche a volantino, se non sbaglio anche i finocchi, però non erano per nulla belli, quindi ho acquistato soltanto le zucchine verdi, quelle un po' più scure, che costavano 1,49 euro al chilo. Io ho preso 1 kg e 100 g, poco più, e ho pagato 1,65 euro. Le zucchine sono molto belle, questa sera vorrei farle trifolate e una parte utilizzarle per farci una frittata, l'altra mangiarla come contorno. Ho anche una busta di minestrone in freezer che vorrei fare in questi giorni, magari vado ad aggiungere un paio di zucchine di queste, perché cerco sempre di aggiungere al minestrone surgelato, se posso non lo compro surgelato, faccio tutte verdure fresche, ma se non le ho prendo quello surgelato in buste un po' più piccole e vado poi ad aggiungerci quanta più verdura posso avere a portata di mano fresca. Questa è l'unica cosa che ho comprato, ma frutta e verdura avevo preso già da MD alcune cose, quindi al momento non mi serviva niente di che. Vi faccio vedere le cose da frigo, poi passiamo invece ai biscotti perché ho fatto un po' di scorte, un paio di cose in barattolo e così via.
Ho preso a 1,49 € della marca Vemondo i mini burger agli spinaci con spinaci. Questi erano in offerta, sia questi che quelli al semi di lino e zucca, che tra l'altro io ho finito oggi a pranzo perché ne avevo ancora della vecchia spesa della settimana scorsa, e però non c'erano. Peccato perché comunque avrei fatto scorta. Sono scontati circa di 50 centesimi, non è male, e tanto mangiandoli a male non vanno. Ecco, quindi li avrei acquistati volentieri. Ero indecisa se prendere due di queste confezioni, ma poi anche le cotolette vegetariane le mangio, ma non tutti i giorni, quindi non ho bisogno di averne grosse scorte, e quindi questa basta e avanza. Sono dei burger piccolini, perché sono i mini burger fatti così, sono buonissimi. Questi qua della Vemondo sono davvero davvero gustosi, ricchi di spinaci, ricchi di verdure, la panatura è buona, e quindi li compro senza tanti dubbi. Della marca Merivio ho preso poi lo stracchino con lo yogurt, che era in offerta, vi dico a quanto, se lo trovo, ho 10 cose, è possibile che non riesca a trovarlo, sì, 1,39 €, quanto costasse a prezzo pieno non me lo ricordo, forse 1,79 €, questa è la confezione da 200 grammi. Io di questa marca di solito compro sia lo stracchino con yogurt che la crescenza, ma questo è molto molto più buono. La crescenza è di più come quantità, comunque almeno un etto in più lo è senza dubbio, ma questo è gustosissimo, quindi mi piace proprio la consistenza, il sapore, lo mangio così a freddo, lo mangio dentro le piadine, ci faccio il sugo anche ai formaggi, comunque è davvero davvero buono, e visto che era in offerta l'ho preso. Poi ho comprato una cosa che non acquistavo da un sacco di tempo e che era scontata a 75 centesimi, della marca Certossa. Ho preso il pane per hamburger, è la confezione da 4 panini, questo è davvero molto buono, mi è capitato di prenderlo anche da Eurospin, molto buono anche quello lì, e è quella cosa che compro poche volte, un po' come le bruschettone della stessa marca, però è quello sfizio in più, mi piace fare gli hamburger a casa, anche perché una volta al McDonald's c'è stato per qualche mese l'hamburger vegetariano, aveva all'interno la sua cotoletta vegetariana di verdure, non so perché non l'abbiano più fatto e mai più lo faranno probabilmente, e quindi non andiamo mai al McDonald's. Quando mi capita di fare gli hamburger a casa, almeno io li faccio con le patatine, comunque che siano fritte, patate arrosto, quello ci arrangiamo un po' noi, Mattia si mette il suo hamburger e io mi fa piacere mangiarmi la mia cotoletta vegetariana o l'hamburger vegetariano all'interno del panino. Il gusto è buonissimo, ha i suoi semini di sesamo sopra, è quella cosina in più che quando trovo scontata la prendo, tanto da tenere lì. È un pane buono scaldato anche da solo, ma se ci si fanno ovviamente gli hamburger è ancora più buono. Poi magari viene mia nipote, quindi una la facciamo a lei, insomma è sempre bene averli e mi fa piacere. Poi ho comprato a 85 centesimi, sì, mi ricordavo bene, della marca Baresa il pesto, c'erano in sconto i pesti in generale, il pesto da loro non lo compro, proprio il pesto alla genovese, tipo genovese, no. Questi qui invece sono particolarmente buoni, io ho preso pesto, ricotta e noci, e uguale c'era anche ricotta e peperoni o peperoni e noci, non mi ricordo quale combinazione, quale dei due ingredienti sia insieme al peperone, peccato che fosse finito, quindi ho dovuto prendere solo questo che è molto buono, io adoro i sughi e i condimenti a base di ricotta, se in più hanno l'aggiunta come in questo caso di pomodoro e noci è davvero molto molto buono, lo farò prossimamente, quella cosa in più che ovviamente tengo sempre di scorta, 85 centesimi in offerta, se trovate anche l'altro prendetelo perché quello ai peperoni a me piace tantissimo. Sempre della stessa marca, quindi parliamo sempre di Baresa, a 1,99 € ho preso i carciofini a spicchi alla contadina. Tutta la sezione, tutto il reparto, lo scaffale, carciofi, era scontato, coltivati in Italia, non li semi di girasole, io mi perdo a leggere poi le etichette, e ero indecisa su quali prendere, perché c'erano anche quelli interi, però a me piacciono interi, quindi anche le teste proprio intere, o anche con i gambi ancora di più, ma la contadina, mentre invece c'erano solo sott'olio, che andrebbero poi un pochino conditi. Mi va bene prendere quelli lì lisci, diciamo così, però se li aggiungo alle insalate, invece visto che questi li mangio proprio o come antipasto o come fine pasto, e mi piace sentirli più saporiti, quelli ovviamente conditi già così con le erbette sono buonissimi. Li ho presi così, se dovessi ricapitarci magari prendo anche gli spicchi invece già tagliati ma senza condimento, che quelli li vado a mettere semplicemente in olio, li vado sicuramente ad aggiungere alle insalate. Le insalate fredde sono una cosa che io e Mattia mangiamo tutto l'anno, estate, inverno che sia, e quindi non mancano mai insalate, pomodori e condimenti vari. Passiamo ai biscotti, abbiamo lasciato i dolci per ultimo, dolci ma abbastanza sani, perché ho trovato per fortuna un po' di offerte per quanto riguarda appunto le biscotti da colazione, perché non li avevo trovati ad esempio da
MD, l'ultima spesa che avevo fatto, e quindi ero senza effettivamente biscotti se non i classici novellini. Ho trovato come novità i Doria e Bucaneve al cioccolato. Allora, questo è il ciocco integrale. Io sono sicura di aver già provato la versione quella bianca, quindi non con farina integrale, e le gocce di cioccolato. Mi sapete dire, cioè, se c'è scritto novità, chiaramente lo saranno, però mi sembra strano di non averli ancora provati. Non lo so, fatemi sapere se erano già in circolazione da un po' di tempo e sono io che me li sono persi. 100% farina integrale, ricchi di fibre, con cioccolato fondente. Questi qui purtroppo io, una volta che li apro, più che mangiarli a colazione o inzuppati nel latte, li mangio così sul divano a manate, proprio direttamente dal sacchetto. Quindi questi più delle gocciole, le gocciole un po' meno. Questi io di solito il Bucaneve di per sé già anche senza gocce di cioccolato lo mangio, figuriamoci integrale con le gocce, quindi dureranno ben poco, ve li ho fatti vedere apposta perché li aprirò già seduta stante, probabilmente già finito il video. Poi contenta di aver ritrovato le mie amate gocciole Wild, queste sono quelle con farina integrale, appunto le gocce di cioccolato fondente, quindi ci togliamo poco da quello che vi ho appena fatto vedere della Doria. Queste qui in offerta le ho pagate 1,79 euro. Le ho comprate una volta sola in vita mia, se vi ricordate, parliamo di un bel po' di settimane fa, le avevo trovate in offerta all'Ipercop. Tra l'altro ci voglio tornare, devo guardare prima il volantino online, perché per quanto riguarda le grandi marche si fanno sempre ottimi affari lì. Io avevo comprato le gocciole così, le gocciole tutte fondenti, quelle classiche, le avevo pagate 1,59 euro, una cosa simile. 1,79 euro è comunque un buon prezzo, io queste le ho adorate. Mi ricordo alcuni dei vostri commenti sotto al video appunto riguardante l'Ipercop che mi avevate scritto: ma assaggia, le vedrai, non so se ti piaceranno, perché ad alcune di voi non hanno fatto impazzire. A me sì, perché adoro il contrasto, proprio la farina integrale che è un po' più amarognola, che è meno zuccherosa, con il cioccolato fondente. Che cosa ve lo dico a fare? Anche una torta mangerei fatta così, e quindi non potevo non prenderle. Se torno da Ipercop però magari ci sono anche altre offerte riguardo loro, faccio una bella scorta, riempo lo sportello dei biscotti. Poi una cosa nuova, anche questa, almeno nuova per me, non l'avevo mai presa, i semplicissimi della, sempre della Doria, li ho pagati 1,59 euro, erano in quegli scaffali con i prodotti in offerta, pochi pezzi, quindi quelli diciamo non nella, nel reparto biscotti. Questi sono quelli senza lattosio e con farro e cioccolato, sono porzionati, quindi sono 6 mini porzioni, cosa molto molto comoda. E questi mi piace perché la semplicissimi, lo sapete, la linea dei semplicissimi ha gli ingredienti che trovate qua, quindi proprio quei 4-5 ingredienti molto semplici. Qui hanno zucchero di canna grezzo, farina, olio di girasole, lievito, sale, estratto di oliva, farro e cioccolato. Quindi insomma mi sembrano sempre una buona alternativa ai classici biscotti. Il fatto che non abbiano lattosio va bene per chi è allergico, e a me non fa alcuna differenza. Io mangio come biscotti, basta che sia buono il gusto, poi se non ci sono uova, latte, zucchero, non mi interessa niente. Quindi questi sono sicura saranno assolutamente buoni. Il fatto della monoporzione poi è pratica da portarsi dietro ovviamente ogni volta che si vuole. Bene ragazze, è durato poco questo video, ve l'avevo detto che era una spesa, una via di mezzo, né 4 cose ma nemmeno 20. Sono contenta comunque della spesa che ho fatto, conto di tornare presto sicuramente a fare un pochino di scorte. Più o meno io calcolo sempre i pasti, quindi adesso so che con le zucchine posso farci magari 2 portate, 2 pasti, perché con uno ci faccio il contorno, con l'altro ci faccio una frittata. Stesso discorso il pane per hamburger, quindi cerco un pochino di gestire quelli che sono i pasti della settimana. Ci rivedremo sicuramente prossimamente con un altro video, chissà se sarà di spesa o di qualche cos'altro. Sono contenta perché questa settimana sono riuscita a essere molto presente sul canale, lo sapete che ho la possibilità di farlo, quindi sono ben contenta di sfruttare il tempo anche in questo modo. Vi do appuntamento al prossimo video, vi aspetto giù sotto come al solito nei commenti, vi mando un bacino, a presto, ciao!